Ciao, benvenuto in questo video. Oggi andiamo a vedere la parte seconda del mio metodo sulle pentatoniche. Allora, se andiamo qua nell'indice, vediamo che tutta la prima parte riguarda il groove e le pentatoniche, tutte le posizioni in tutte le tonalità. Nella parte 2 invece si lavora sui singoli box, in particolare adesso vedremo come, e lavoreremo più sulla velocità e sulla legatura dei box. Quindi andiamo a cliccare sulla parte 2 e come vedi all'inizio abbiamo la spiegazione, cioè dei 5 box pentatonici, ma costruiti suonando soltanto due corde per box. Quindi ipoteticamente io prendo la scala di La minore è fatta da La, Do, Re, Mi, Sol e La. Qua andrò a prendere i vari box, ma utilizzando sì quelle note, però andandole a prendere due per corda. Quindi il primo box, questo qua che vedi in rosso, va a prendere Mi, Sol, La, Do. Il secondo vado a prendere quello verde, Sol, La, Do e Re. Il terzo, quello blu, te lo faccio vedere da qua, è segnato anche qua, anche come diteggiature. Vado a prendere La, Do, Re, andiamo nello step 1 in cui si lavora sul singolo box, poi ti spiegherò questo. Nell'esercizio 1, in pratica, noi andiamo a suonare 3 più 2 perché? Perché viene fatto 3 volte in ottavi il primo box e poi la quarta volta e la quinta andiamo a raddoppiare facendolo in sedicesimi. Quindi io lo conterò. Abbiamo detto che le note erano queste. Quindi come diteggiatura 1, 4, 1, 4. Io vado a fare 1, 3, eccetera, eccetera. Qui sotto vado anche a dirti come studiare. Quindi scegli una tonalità, inizialmente lavora separatamente su ogni singolo box. Quando li hai tutti nelle mani, allora puoi ripetere 4 volte l'esercizio, ad esempio. Poi spostati sul box successivo senza fermarvi e così, senza fermarti e così via, andate e ritorno. Il giorno seguente fai la stessa cosa ma cambia tonalità, quindi cerca sempre di cambiare le tonalità dei box, perché devi essere graduale poi per ottenere una maggiore velocità. Qui poi c'è sempre un link al video. Quindi se tu vai a cliccare questo, lui ti apre nel tuo browser un video in cui io vado a spiegare tutto per filo e per segno. Questo video dura 8 minuti, ad esempio. Qua sopra invece c'è un'ulteriore risorsa che metto sempre a disposizione, che è un altro link per esercitarti. Quindi andiamo a prendere praticamente delle batterie. Io clicco sul link, anche qua va a aprirmelo. E mi troverò questa pagina dal mio sito, questo baffetto vado ad aprire, ho la velocità BPM 80. Faccio partire e mi suono l'esercizio, quindi il mio esercizio era questo qua, 3 e 4, 3 e 4, raddoppio. Eccetera, eccetera. Dopo ho
fatto 80, mi segno la velocità, domani magari provo a farla 90, quindi ho una batteria che mi segue e mi accompagna nel mio lavoro sia sul lento che sul veloce, che è la velocità che mi è più comoda. Quindi di qua poi andiamo avanti, ci sono altri esercizi, altri video dove spiego altre cose, uniremo anche due box con le accelerazioni. Questo secondo capitolo è molto improntato poi sulla sul raggiungere delle velocità e unire i box in maniera musicale, perché studiare un box sulle quattro corde intero, andata e ritorno, sì, mi serve, ma poi l'applicazione molto spesso è su un pezzo di questo box, e quindi il fatto di legare due box diversi e utilizzare una parte per poi spostarsi, vedrai che è molto più musicale questa cosa. Bene, questa è un'altra pillolina del mio metodo, puoi andarlo a cercare e trovare sul mio sito www.carlochirio.com, lo trovi nei vari digital store. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto.